cantiere della TAV a Chiomonte, dopo l'occupazione dei terreni, proseguono le opere preliminari in vista della realizzazione del tunnel esplorativo. I mezzi della CMC di Ravenna però non sono ancora arrivati. Le ruspe si sono messe al lavoro presto a Chiomonte. Interventi preliminari, tutto quello che serve per rendere operativo un cantiere. Tracciamenti, sondaggi, scavi archeologici, eventuale bonifica di ordigni bellici. All'interno delle reti vigilano gli agenti, fuori un gruppo di Notav. Slogan, insulti, proteste, ma situazione tranquilla. I manifestanti denunciano l'abbattimento dei castagni secolari dopo l'occupazione dei terreni di mercoledì, la distruzione di presunti reperti archeologici. È la contrapposizione di sempre. Dall'altra parte le logiche di un'area che sarà a tutti gli effetti un cantiere. La CMC di Ravenna realizzerà il tunnel esplorativo della TAV proprio in questo punto, dopo lo sbancamento di 15 metri di terra e pietre. Non si sa ancora quando inizieranno i lavori. Oggi erano attesi i primi mezzi e uomini dell'impresa appaltatrice, ma ai varchi del cantiere non si è presentato nessuno. Chiusa la strada della Vanà, Notav in presidio da ieri sera al varco della centrale elettrica di Chiomonte, ma il cuore di tutto rimane comunque la Clarea. A due passi dalle reti anche i Notav si danno da fare. Lavori per rendere permanente il nuovo presidio. Come dire, morta una baita, se ne fa un'altra.